Signori miei, ho avuto un'idea malata. E mettetevi comodi, perché questo è un video di spiegazione delle regole di una nuova Challenge Pokémon. Challenge Pokémon che inizierà quest'oggi alle ore 12 sul mio canale Twitch. Ve l'avevo annunciata alle 11, ma per questioni organizzative tardo di un'ora. La sfida comincerà quest'oggi e finirà quest'oggi. Sì, perché quella che inizia alle ore 12 sarà di fatto una maratona, nella quale dovrò completare un gioco Pokémon con le regole che mi sono imposto. Il gioco Pokémon in questione è Pokémon Rosso Fuoco. So che è molto simile a Radical Red, ma questa sfida l'ho immaginata su questo gioco Pokémon, quindi alla fin fine ho deciso comunque di proporvi il remake di Kanto. Ora non indugiamo oltre, parliamo delle regole perché sono... 11. Abbiamo le tre regole della Nuzlocke. Se un Pokémon muore, va liberato. È possibile fare il primo incontro come unica cattura per ogni percorso barra zona del gioco. E infine, se dovesse incappare in una sconfitta e si dovesse tornare a un centro Pokémon, il gioco sarebbe da ricominciare da zero. A queste si aggiungono altre tre regole che vanno a formare la Hardcore Nuzlocke. Non potremo utilizzare strumenti in battaglia, dovremo rispettare un level cap, che come al solito sarà impostato sul livello più alto del Pokémon del capo palestra che andremo ad affrontare, e infine dovremo giocare in perenne stile fisso, quindi senza l'opportunità di switchare un Pokémon sapendo prima che cosa il nostro avversario manderà in campo. Inoltre, settima regola, sono banditi i leggendari. Zapdos, Moltres e Articuno non sono utilizzabili. Finora tutto normale, queste qua sono le classiche regole di una Hardcore Nuzlocke su questo canale. Ma le prossime quattro regole stravolgono tutto e credo rendano il tutto non solo molto più difficile, ma anche molto più strano. Partiamo dalla regola che caratterizza il nome di questa sfida e il titolo di questo video. Ogni 30 minuti che verranno contati in live tramite un timer, perderò un Pokémon della mia squadra, ma non lo andrò a perdere casualmente. Allo scadere infatti dei 30 minuti che imposteremo come timer, partirà un sondaggio nella chat in cui tutti voi potrete votare 5 tra i 6 Pokémon che ho in squadra e quello con più votazioni verrà eliminato. Ho detto 5 dei 6 Pokémon che avrò in team, ma qualora dovessi avere 4 Pokémon in team, nel sondaggio ne parteciperanno 3. E questo perché, a fronte di una grandissima arma da parte vostra per distruggere la run, io avrò un modo per difendermi. Ad ogni sondaggio, infatti, potrò scegliere un Pokémon da salvare a prescindere e da non far partecipare all'interno della votazione. Poniamo caso di essere da Brock con Squirtle e che voi vogliate eliminare il mio Squirtle. Se io volessi, potrò impormi una volta ed impedire allo Squirtle di partecipare alla votazione. Quindi, idealmente, potreste eliminare, non so, Butterfree. Ma la seconda votazione non potrò più difendere Squirtle, che realisticamente, peraltro, sarà già diventato Wartortle. Di conseguenza avrete, per così dire, la possibilità di mandarlo a casa. Ci sarebbe però per me un metodo eccellente per evitare di fatto che i Pokémon vengano votati. Siccome i Pokémon designati per le votazioni sono sempre quelli del mio team, a me non costerebbe nulla depositare i Pokémon che voglio salvaguardare, mettermene in squadra degli altri o addirittura mettermi in squadra un unico Pokémon che deve per forza risultare quello votato, giusto? No, non è giusto, perché la nona regola è quella di non poter accedere al box. O meglio, potrò accedere al box, ma solo per liberare e dunque sostituire i Pokémon che sono stati eliminati o che sono morti nel corso dell'avventura. Per fare un esempio, non potrò depositare Squirtle per impedire che lo votiate, ma qualora dovesse soccombere al gioco o alla chat, potrò accedere al box, depositarlo e mettermi in squadra un suo sostituto. Non so, Magikarp. Questo aspetto non solo rende molto più interessante le votazioni da parte vostra, ma rende anche il tutto molto più strategico da parte mia e molto più difficile. Infine abbiamo altre due regole. Siccome questa non è semplicemente una Nuzlocke, ma è una sfida a tempo, è una sorta di ibrido tra l'Hardcore Nuzlocke e la Speedrun. E secondo me il tutto può essere molto interessante proprio perché l'Hardcore Nuzlocke e la Speedrun rispondono a due concetti completamente diversi. Nell'Hardcore Nuzlocke è assolutamente conveniente attendere e planare al meglio le lotte per cercare di non perdere Pokémon, mentre nella Speedrun è vero il contrario. Per far coniugare al meglio le due cose, però, secondo me servono delle accortezze. L'undicesima regola, infatti, è quella di non poter utilizzare il velocizzatore. Il gioco dovrà essere completato alla velocità normale, altrimenti per me sarebbe troppo banale spammare il velocizzatore per anticipare il tempo e dunque anticipare le vostre votazioni. Ma d'altra parte, facendo così si porrebbe un gigantesco problema. Dovrei infatti grindare i miei Pokémon. E per grindare un Pokémon, magari in prospettiva Lega, ci metterai esattamente quella mezz'ora che poi attiverebbe il sondaggio che vi permetterebbe di togliermi il Pokémon. Quindi l'undicesima regola, che è un po' controversa, è quella di poter livellare
piccole caramelle rare. Utilizzando un codice mi assegnerò 999 caramelle rare, o comunque quelle che il gioco permetterà di avere, e mi sarà consentito raggiungere il level cap del capo palestra tramite S. Ovviamente questa regola ha delle limitazioni, una delle quali è rispettare il level cap, ma l'altra è quella di poter portare i Pokémon al cap del capo palestra solo una volta giunti nella città nella quale effettivamente il capo palestra è affrontabile. Esempio: siamo ad Aranciopoli, abbiamo battuto Litzurge e dobbiamo andare da Erika. Non potremo portare i Pokémon al 29 ad Aranciopoli, ma dovremo fare tutto il tunnel roccioso, la Vandonia e poi i percorsi limitrofi per poi arrivare ad Azzurropoli, e allora solo a quel punto potremo portare i Pokémon al 29. Cosicché, benché il leveling sia controllato fondamentalmente da un cheat, esso sia comunque limitato e comunque non va da rompere il gioco. Altra regola, che però non ho citato perché è semplicemente un'abolizione di una tradizione che abbiamo, in questa sfida, visto che si tratta di una speedrun, non sarò costretto ad affrontare tutti gli allenatori del gioco. L'obiettivo è semplicemente quello di battere la Lega Pokémon, di non perdere chiaramente tutti i miei Pokémon, sia che vengano uccisi, sia che la chat me li uccida, ma a differenza delle mie altre challenge non sarò costretto ad affrontare le 3000 pupe, i 450.000 bulli che si frappongono tra una città e l'altra. E questa dovrebbe essere l'ultima regola. È una cosa sperimentale, io non so come andrà, potrebbe essere un fiasco, potrebbe essere una figata. Venite in live, iniziamo alle ore 12, quindi un'oretta dopo l'uscita di questo video, e poi faremo le somme.